Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Alessandro Di Medio. Umiltà. Per essere misericordiosi, già a livello etimologico, bisogna essere umili, perché misericordia significa accettare di avere un cuore misero, cioè di farselo fare misero dalle miserie altrui e dalle proprie, perché dobbiamo imparare a essere misericordiosi anche con noi stessi, ad onta di ogni idealizzazione e idolatria del nostro ego magnificato e perciò frustrante. D'altro canto, umiltà non significa né piccineria né bassa autostima. L'umile è uno che ha a che fare con l'humus, la terra fertile. L'umile è quindi chi ha fruttuosamente i piedi per terra. Uscendo dalla metafora agricola, l'umile è uno che ha un contatto fecondo con la realtà perché ha imparato ad ascoltarla, la conosce e a partire da essa e non dalle proprie fissazioni cresce e matura. In questo senso la misericordia è sempre umile, perché il misericordioso crede al dinamismo della vita, che non viene ingabbiata in uno schema giudicante, apodittico. Nonostante limiti, peccati e ferite che una situazione può comportare, il misericordioso sa umilmente che ci potranno essere sviluppi, cambiamenti, guarigioni, maturazioni. Il superbo non sa fidarsi e affidarsi all'incognita della vita e con i suoi giudizi duri e definitivi cerca stabilità e sicurezza, e assegnare etichette sprezzanti è molto rassicurante perché dà l'idea di avere un controllo. L'umile invece non ha l'urgenza di definire una volta per tutte, ma pure conoscendo i problemi sa fare spazio e sa attendere, fidandosi della vita e di Dio. A ben vedere, quello che accomuna umiltà e misericordia è una certa forza interiore, una self-confidence che permette di reggere le contrarietà, mentre superbia e spirito recriminatorio hanno come medesima base una sostanziale insicurezza, un'immaturità. Il superbo non può tollerare le umiliazioni, perché non sente dentro di sé un sostegno che gli permetta di sopportarle. Chi giudica e recrimina non può accettare le fragilità altrui, perché gli evocano le proprie, a cui non può e non vuole guardare, pena il crollo della propria immagine ideale e delle proprie autocensure. Solo chi è forte sa prendersi cura, sa reggere le tensioni, sa stare. Nel lavare i piedi dei suoi discepoli, Gesù si mostra simultaneamente come l'umile servo e il maestro misericordioso, perché la misericordia è un servizio per la vita dell'altro, ma è un servizio che può svolgere solo chi ne ha il potere, il figlio dell'uomo anzitutto, e poi i suoi fratelli, che da lui ricevono il mandato di amarsi come lui li ha amati.